Life is set up so I can pack Parkinson's along with me if I have to. You've not squandered any of your capacity. But at some point, Parkinson's going to make the call for you, isn't it? Yeah, it's banging on the door. Yeah, I mean, I won't lie, it's getting harder. It's getting tougher. Every day gets tougher. But that's the way it is. I mean, what do I see about that? Il futuro è una cosa un po' imprevedibile per noi esseri umani. Questa cosa, diciamo, sta scontando in una grandissima pena il nostro attore Michael J. Fox. Se non lo ricordate bene, il nostro Marty McFly in Ritorno al Futuro. L'attore ha dichiarato che la convivenza con il Parkinson non sta andando affatto bene. Ed oggi sono qua con voi per parlarne un po'. Io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. E per chi non lo conoscesse, il nostro Michael J. Fox nasce nel 1961 in Canada. È un attore, produttore e chitarrista molto famoso, ha preso parte a vari film e serie, di cui quello che l'ha reso più famoso è la trilogia diretta da Zemeckis, Ritorno al Futuro, come vi ho menzionato anche prima. Le tre pellicole vanno in onda, una nell'85, una nell'89 ed una nel 90, e sono rispettivamente parte 1, parte 2 e parte 3. E hanno praticamente rivoluzionato tutto ciò che è la linea temporale dagli anni passati ad adesso, cioè ci hanno dato veramente un pilastro di ciò che è il tempo e come fare per viaggiarlo e quali sono le conseguenze se per caso tu vai a intrecciare le cose del futuro o del passato. È una saga fantastica, tu la guardi tutt'oggi e ti diverte moltissimo ed è una delle trilogie che mi rimarrà per sempre nel cuore. E dati anche gli anni in cui è stata prodotta, devo ammettere che è invecchiata abbastanza bene, a parte alcuni effetti speciali. Ma ciò che la rende veramente unica è l'umorismo e l'interpretazione dei personaggi, che riescono comunque a farti affezionare, a farti empatizzare in un modo impressionante. Insieme a lui anche Doc, interpretato da Christopher Lloyd, che è un attore fantastico, tuttora in qualche serie e film un po' meno importanti, però comunque lui insieme a il nostro Michael J. Fox erano una coppia favolosa nella saga. Per chi non l'ha visto, mi raccomando, riprenda questa saga in mano. Altri prodotti che lo hanno reso famoso furono la sitcom Casa Keaton e la serie televisiva Spin City, grazie ai quali vinse complessivamente 4 Golden Globe, 2 Screen Actor Guild Award e 5 Emmy Awards. Tuttavia, nel 1991, quando lui aveva 30 anni, gli fu diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile, notizia resa pubblica nel 1998, che lo obbligò a ritirarsi quasi del tutto dalle scene dal 2000. Ma che gli consentì anche di lottare per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali. E grazie a questo impegno, il 5 marzo 2010, l'Istituto Karolinska gli ha conferito una laurea honoris causa. Ed altre sue apparizioni le abbiamo nel 2013, nello show di Michael J. Fox, che dura fino al 2014, se non mi sbaglio. In ogni caso, a parte aver fatto delle apparizioni a qualche evento insieme a Doc per festeggiare anniversari di Ritorno al Futuro, eccetera, abbiamo visto una sua ultima intervista al CBS Sunday Morning che ci ha un po' lasciato scioccati. Difatti, come avete visto a inizio video, l'attore ha dichiarato che il Parkinson sta bussando alla porta e dice infatti, sarò franco, sta diventando sempre più difficile, ogni giorno è più difficile, purtroppo è così. E nel mentre lo dice noi notiamo la sua instabilità posturale e la sua difficoltà nel parlare. E queste sono tutte cause della malattia che in pratica lo sta consumando totalmente. Quindi spero veramente che si riesca a trovare un pochino più di equilibrio in questa malattia, anche se la vedo dura. Comunque sapete tutti quali sono gli effetti del Parkinson e di certo non è molto bello per noi da casa vedere questo attore che amiamo tantissimo in queste condizioni. In ogni caso vi terremo aggiornati su ogni sua altra intervista, ogni sua altra dichiarazione e comunque anche su tutti i suoi sviluppi della sua malattia, sperando che il nostro Marty McFly continui di nuovo a salvare la linea temporale da ogni cosa.
e fermare Beef. Io vi ringrazio molto per aver seguito questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale, di seguirci sui social, cliccate anche sulla campanella, è sempre una cosa importantissima, e da Cat & Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!